Ciao ragazze, buongiorno. Oggi decoriamo il camino. Come vedete abbiamo un camino digitale, per cui oggi ci occuperemo di chiunque volesse decorare un camino, che abbia un camino reale e sia molto fortunato, oppure come noi riesca comunque a creare un'atmosfera all'interno della propria casa con un camino digitale. Che cosa ci serve per il progetto di oggi? Innanzitutto ci serve entrare nell'atmosfera del Natale, perché è l'unica cosa che è fondamentale quando si decora la casa di Natale. Dopodiché, ora vediamo i materiali. Allora, i materiali che ci servono per realizzare il camino di quest'anno. Innanzitutto, per decorare il camino, quest'anno il trend è realizzare un camino asimmetrico, per cui non andremo a coprire tutta quella che è la superficie della parte superiore, di solito le due parti laterali che scendono nel camino, ma andremo invece a creare una decorazione asimmetrica che quindi avrà un focus soprattutto da una parte. Che cosa ci serve? Il nostro solito torchon che vedete qui alle mie spalle, che io ho già installato e adesso vi farò vedere nel dettaglio come. Dopodiché, come andiamo ad implementarlo, un pochino a renderlo più interessante, anche più caldo, più reale. Io mi sono procurata alcuni rami di pino o di abete, come preferite, sono profumatissimi e reali. Questi li trovate in qualunque negozio di fiori piuttosto che qualunque centro botanico o garden, in qualunque diciamo posto dove vendano fiori, sicuramente adesso troverete dei rami a disposizione. Oppure una cosa che vi suggerisco è fare una passeggiata nella natura, perché per l'albero di Natale, per esempio, noi ne abbiamo raccolti alcuni che erano per terra proprio nel percorso della nostra passeggiata. Ma non andate a spezzare i rami, mi raccomando, prendete sempre quello che è già a disposizione. Per cui i rami sono fondamentali. Poi, per rendere più reale la nostra composizione, un'altra cosa che io ho portato a casa sempre dalle nostre passeggiate sono dei rami secchi. Questi li trovate chiaramente ovunque e questo, spezzandolo ed inserendolo all'interno della nostra composizione, la renderà molto naturale, molto reale. Dopodiché, qualche pigna piccolina, come vedete anche questa io l'ho trovata già montata sul proprio ramo, perché appunto l'ho trovata sempre in natura, per cui raccogliete un po' tutte le cose che trovate durante le vostre passeggiate. E quali sono gli altri elementi che andranno a decorare questo torchon? Nulla di più. In realtà il vero trend di quest'anno sarebbe quello di avere gli aghi di pino molto più lunghi di questi, e quindi probabilmente di abete, non di pino. Se li trovate, ancora meglio. Però altrimenti andranno benissimo questi. E poi andremo a creare invece sulla superficie, cioè su quello che sarebbe o il basamento del vostro camino, oppure, come vedrete, la mia libreria, un'unione di molte candele che quindi andrà a scaldare questo elemento, anche idealmente, richiamando un po' quello che è appunto il focolare, l'elemento del fuoco e questa cosa magica che è la candela. Ultima, ma non ultima cosa che vi serviranno sono delle lucette. Io le metto ovunque e queste saranno quella cosa che poi va a ricreare l'atmosfera, a fare in modo che questo torchon di elementi naturali diventi natalizio, dei piccoli punti luce. Cosa invece molto pratica che vi servirà per unire un po' gli elementi a quello che è il torchon di base sono questi gancetti che io vi raccomando sempre. Sono dei gancetti di fil di ferro verde, che così saranno praticamente invisibili all'occhio nudo e li potete utilizzare così, sono molto flessibili. Vediamo se riesco ad inquadrarli senza che la telecamera inquadri me. Sono molto flessibili e quindi ci aiuteranno ad annodare i rami reali al ramo, diciamo, sintetico, oppure ci aiuteranno ad aggiungere qualche piccola decorazione. Per quanto riguarda le decorazioni, che cosa vi suggerisco? Io vi suggerisco di restare sul naturale, per cui sono solo due le cose che andrei ad aggiungere a questo nostro decoro proprio se volessimo. Uno sono delle piccolissime palline verdi che, se la regia me le passa, sono appoggiate proprio lì sul tavolo. Adesso ve le faccio vedere. Eccole qui. Io aggiungerei semplicissimamente delle piccolissime palline verdi se voleste proprio decorarlo, cosa che io non farò, però se voleste aggiungere questa cosa,
rosa, oppure ancor più morbido e ancor più elegante, trovo che il nastro di velluto verde, o per chi volesse rosso anche, sono proprio un elemento che potrebbe invece andare a creare dei piccolissimi fiocchi e quindi renderlo veramente decorato per Natale. Eccolo qui, vi faccio vedere sempre, questi sono fiocchi semplicissimi di velluto verde e rosso, ma che potrebbero andare ad impreziosirlo. Io vi dico, ho deciso di tenerlo più naturale possibile, per cui insieme a me lo farete solo con gli elementi naturali, le candele e le luci. Andiamo ad iniziare. Come potete vedere, io ho già installato questo torchon lungo la parte superiore, lasciandone libera completamente una parte, per cui il vostro camino avrebbe comunque una verticale, diciamo così, completamente libera, e occupando solo la parte superiore e questa parte laterale che scende invece fino a che il vostro torchon sia lungo, quindi insomma utilizzatelo tutto. Cosa che vi raccomando è aprite bene tutti i rami, fissatelo bene. Io l'ho fissato con del fil di ferro sottilissimo e, avendo una libreria preforata, diciamo così, ho utilizzato quei forellini che si usano per spostare i vari scaffali, per inserire delle piccole vitine della stessa dimensione dei fori, quindi non si vedranno una volta smontata la struttura, diciamo così, e lì ho fissato con un fil di ferro sottilissimo questo ramo, in modo che appunto sarà sicuro per tutto il tempo del Natale e sarà possibile tenerlo senza aver nessun pensiero. La prima cosa che andiamo ad installare sul ramo sono le lucette. Perché? Perché sono quelle che devono essere più nascoste di tutte, devono penetrare un po' in profondità e non essere visibili, per cui adesso le prendo, cercherò di snodarle, perché di solito le lucette sono sempre molto annodate, e andiamo a posizionarle proprio su quello che è il nostro ramo, facendo bene attenzione di ricreare dei piccoli momenti di luce che siano disposti un po' uniformemente su tutto il ramo. Per cui ho scelto queste lucine perché le avevo già. Se dovessi raccomandare per voi invece delle lucine nuove, io utilizzerei il filo di rame con le micro lucine che sto utilizzando un po' ovunque. È ovvio che io ne ho cambiate tantissime in casa, queste le avevo, sono quelle che ho sempre utilizzato per, fra virgolette, il nostro cammino digitale, e quindi le sto riutilizzando. Allora andiamo a posizionarle in modo molto, diciamo, uniforme, ma anche abbastanza denso in tutta la nostra struttura, cercando appunto, come vedete, io faccio un po' uno zig zag sui rami che andranno poi aperti sempre nel modo più evidente possibile, in modo che sul fronte il nostro ramo sia bello denso. Di questi rami sintetici ne trovate parecchi. Io vi dico la verità, lo trovo ecologico. Perché? Perché altrimenti ogni anno dovrei andare a tagliare, a rompere, a rovinare parecchi di questi rami, mentre avendo una base che già posso diciamo così utilizzare per andare a decorare, ho già comunque un buon supporto, un buon punto di inizio, ecco, per cui riesco ad avere già una base, diciamo così, da decorare, quindi sulla quale poi applicare tutto quello che è la mia necessità, il mio decoro. Non so se vedete il decoro fino alla fine, io continuo con l'applicare le lucette proprio fino alla fine, e poi nasconderò quello che sarà il mio power bank, piuttosto che appunto queste mie lucine vanno a batterie, io le comprerò ricaricabili, lo nasconderò qui dietro, in modo che, eccole qui, adesso le accendiamo assieme, in modo che sia completamente invisibile. E queste sono le lucette. Già abbiamo fatto un ottimo passo. Adesso, come procedere con i rami reali? Io andrei proprio ad applicarli nel modo più semplice possibile, proprio sopra quello che è il ramo sintetico, cercando di tagliarli a pezzettini in modo che riescano ad essere infilati ma che non lo coprano completamente. Prendiamo le cesoie. Ecco qui, allora, con le cesoie, dicevo, le togliamo la sicurezza ed andiamo a tagliare alcune parti così proprio del ramo, eccolo qui. Fatelo in sicurezza, mi raccomando, però prendiamo delle parti di rami così ed andiamo ad infilarle
fissandole proprio all'interno di quello che è il nostro torchon già esistente. Come vedete, lo arricchisce parecchio. Se avete bisogno poi di fissarli, bisogna sempre utilizzare questi piccoli gancetti di cui vi parlavo prima. Io adesso andrò a fissare questo alla base e lo fisserò proprio su quello che è il torchon già esistente. Quello che è importante è che intanto questi piccoli rami reali danno profondità, ma nello stesso tempo danno un profumo incredibile a quella che è la casa, perché la rendono ovviamente la nostra installazione reale e quindi la arricchiscono di importanza, diciamo così. Ecco, questo lo fissiamo così e andiamo mano a mano a fissarne altri in modo che tutta la struttura diventi più preziosa, diventi più reale, come dicevo. In più andiamo un pochino a nascondere quelle che sono le lucine che dovranno solo emergere, ma non essere così evidenti. Io continuo, taglio gli altri rami e piano piano vado ad implementare tutto il mio ramo. L'importante è agganciare prima il ramo con una parte in modo da essere sicuri che sia, diciamo, ben stretto. Dopodiché si va ad agganciarlo al ramo principale. Bella dei gancetti verdi è che sono assolutamente trasparenti, cioè non li vedrete alla fine, per cui si mimetizzano veramente e, come vedete già nel dettaglio, il nostro ramo acquisisce veramente importanza e sembra reale. Allora, devo dire, serve un pochino di manualità nel realizzare questa decorazione, ma adesso ve la faccio vedere dal vivo, perché veramente cambia completamente aspetto quando si vanno ad applicare i rami reali. Stacco la macchina fotografica, la telecamera, e vi faccio vedere nel dettaglio come è il risultato. Come vedete sembra davvero un ramo reale, perché c'è proprio questa profondità di verdi differenti che ci aiuta a creare questa atmosfera. Poi andremo a nascondere piano piano le lucine con i rami sintetici in modo che ci aiutino un po' a non renderle così evidenti, ma da lontano veramente l'effetto è strepitoso. Queste vanno un pochino nascoste ancora. Fate un po' di attenzione a questa cosa, magari se voi le dovete comprare vedrete che quelle di rame hanno un filo meno invasivo, diciamo così, meno evidente, per cui questo è un filo trasparente, però magari voi riuscirete a trovare un filo che riesce a nascondere ancora di più. Ecco qui, e questo è il primo risultato, come vedete molto naturale. Ora, sempre con le cesoie, andiamo invece ad inserire gli elementi più naturali, cioè i rami secchi. Utilizzando sempre questo ramo, diciamo, io andrò a dividerlo cercando di creare, ecco qui, dei rami non troppo piccoli in modo che emergano abbastanza dalla mia struttura, e cercherò di fissarli nel retro in modo che, come vedete,
emergano in modo abbastanza naturale da quello che è la composizione. Vediamo se riesco a farvela vedere un poco più nel dettaglio. Ecco qui, in questo modo, in modo che emergano evidentemente, cioè che non siano dei rametti piccoli che diciamo così escono, ma che sia un ramo deciso che esce dalla mia struttura. Addirittura questo lo voglio nascondere completamente, vediamo se riesco senza far cadere tutto sul retro, e vediamo se riesco a farlo, ad inserirlo così in modo che rimanga, eccolo, in modo che rimanga molto evidente nella mia struttura, eccolo qui. Poi andiamo a continuare, per esempio con questo, con le pigne che io ho trovato in montagna, e andiamo a continuare magari inserendolo in questo modo. Ecco, questo magari avrà la necessità di essere fissato con qualche gancetto, per cui continuo con la mia tecnica dei gancetti e vado a fissarlo. Ve lo faccio vedere anche questo nel dettaglio una volta che sarà fissato. Caso questi gancetti non fossero sufficienti per fissare i vostri rami, vi ricordo che ovviamente potrete usare anche un pochino del filo da giardiniere, che non è altro che lo stesso tipo di filo, magari un pochino più grande, un pochino più forte. Ecco, basta veramente fissarli e appoggiarli così, e per me la decorazione è completa praticamente. Ultimo elemento decorativo che andiamo ad applicare per rendere più reale, diciamo, questo nostro camino, sono le candele. E io che cosa ho deciso? Quest'anno ho deciso di fare veramente un'installazione di candele in questa parte centrale, per cui andare a coprire e a densificare tutta quella che è la parte centrale del mio, fra virgolette, camino con le candele. Eccole qui, questa ha un piccolo rametto ancora attaccato, ma ecco qui le candele, quindi le ho scelte di varie dimensioni, anche di varia altezza, ovviamente, e cercherò di ricreare un'atmosfera proprio con quelle che sono le candele, per cui andiamo a posizionarle più vicine possibili in modo che creino comunque una decorazione centrale, ed eccole qui. Io le posiziono così, se voi volete potete anche posizionarle magari in modi differenti o comunque posizionarle colorate, per esempio questa sarebbe bello poterla posizionare in un posto, vediamo se riusciamo a renderla più evidente, qui al centro, e questa la posizioniamo di lato. Ecco qui, e potete posizionarle sia di varie forme che di varie dimensioni. Io ne ho inserita una così a forma di albero di Natale per rendere la cosa un pochino più decorata, un pochino più dorata, ma voi potete anche sceglierle semplicemente tutte bianche, e devo dire che l'effetto è bellissimo anche con le candele tutte bianche, ve lo faccio vedere. Questo è l'effetto finale. Allora, ora ve lo faccio vedere nel dettaglio prendendo la telecamera in mano. E lo vediamo così, eccolo qui, questo è il nostro torchon che è diventato magicamente naturale, e al centro propone questo piccolo crocchio di candele che una volta acceso ovviamente restituiranno un'atmosfera meravigliosa. Ho un piccolo trick da darvi, perché ovviamente se avrete un albero digitale come il mio non potrete accendere le candele sulla libreria, altrimenti si annerirebbe tutto quello che è il soffitto, diciamo, della libreria. Una cosa che invece vi consiglio è prendere queste candele che mimano la bellezza delle candele reali, ma sono invece delle candele digitali che quindi si ricaricano USB o a ricarica solare oppure a batterie, diciamo così. Ecco qui l'effetto finale. Ecco l'effetto finale, io ne sono davvero soddisfatta. È molto semplice, ma nello stesso tempo restituisce davvero un decoro caldo e, diciamo così, invernale, dedicato a questo periodo del Natale.
Ecco ragazze, anche oggi ci siamo divertite a decorare la casa di Natale. Spero che sia stato divertente anche per voi, spero che vi piaccia questa nostra decorazione asimmetrica. Quest'anno abbiamo voluto cambiare con qualche cosa di diverso. Vi ricordo che per realizzare tutta la decorazione e qualunque cosa vi lascio il link giù in descrizione oppure su www.lucidellart.it, il mio nuovo sito dove potrete anche fare lo shopping e quindi andare a vedere un po' di cose sia per quanto riguarda il vostro abbigliamento, la vostra bellezza, la casa e tutto quello che utilizziamo per realizzare appunto le nostre decorazioni di Natale. Vi mando un grande abbraccio, a presto!